siamo in compagnia di Francesco Di Castro, ecco, dicevamo con Stefano e Sante, vittoria dovuta, voluta e sudata contro questo Messina che permette ancora, ecco, di sperare una salvezza diretta da parte della Juve. Certo, era importantissimo per noi vincere e portare a casa 3 punti, così da mantenere il distacco con le squadre che stanno sotto, quindi vittoria sofferta ma ottenuta, diciamo, questa è l'importante. Ecco, con questo modulo 4-4-2 ti metti al servizio della squadra, ecco, nell'ultima gara tanta corsa, tanta sostanza da parte tua, magari, ecco, non arrivi al tiro come con altri moduli, però, ecco, Francesco Di Castro mostra di esserci sempre. Sì, per me il modulo non è un problema, sono a disposizione del mister, della squadra, e cerco di fare sempre il massimo punto per la squadra. Poi invece di trovarmi 6 volte, mi trovo 3 volte davanti alla porta, non è proprio importante finalizzare, poi non faccio gol io, fanno gol i miei compagni, quindi l'importante è comunque vincere. Ecco, tu invece facevi parte di quella squadra che ha impattato 5-5 con quest'Ischia, motivo in più per ottenere il tuo posto in palio, al di là dell'obiettivo salvezza. Sì, sì, diciamo che il ricordo ancora è forte di quel 5-5 che è incredibile, diciamo. La cosa più importante è scendere in campo con la determinazione giusta e tenere a tutti questi 3 punti perché per noi sono fondamentali. Ecco, facendo una battuta, l'anno scorso proprio a Ischia c'è la porta, adesso a Ischia ritorna la porta, e come invece la battuta la porta a porta, speriamo che il risultato non cambi. Certo. Dobbiamo guardare chi abbiamo davanti, la squadra, il mister, allora sappiamo di incontrare comunque una squadra difficile, però noi dobbiamo guardare noi stessi e portare a casa il massimo risultato. Ecco, purtroppo quest'anno la Juve Stabia è stata sfortunata nei tempi, c'è un tabù da sfatare, contro l'Ischia sarà l'occasione giusta. Vediamo adesso di invertire la rotta e portare a casa questa vittoria. Secondo te quale insidia può nascondere una gara del genere? Perché, ecco, diciamo prima che con l'estate la classifica dice l'Ischia è condannata ai play-out, ma ecco, magari un approccio sbagliato potrebbe compromettere la partita. Certo, l'approccio deve essere la cosa più importante, cioè per noi dobbiamo scendere in campo con la concentrazione giusta, sapendo di affrontare una squadra tosta come del resto lo sono tutte, perché nessuno molla fino alla fine, quindi bisogna solamente contare su di noi, sulle nostre forze, sulla forza del gruppo per appunto vincere questa partita. Ecco, facendo questo punto delle ultime partite del campionato, quindi la Lega Ischia reduce dalla sconfitta contro il Monopoli e poi la Lupa Castelli Romani ormai già diciamo in Serie D, a parte questo che potrebbe comunque garantirci, diciamo, la possibilità di portare i punti a casa, quale può essere, diciamo, l'errore da evitare assolutamente, soprattutto in chiave salvezza? Soprattutto quello di sottovalutare il nostro avversario, non dobbiamo assolutamente pensare che loro sono in una situazione difficile, soprattutto a Lupa Castelli, dobbiamo solamente pensare domenica dopo domenica alle partite che ci saranno e sapere che per noi saranno tutte le finali. Dobbiamo stare concentrati al massimo e sapere che ogni partita per noi è fondamentale. La Ischia si parla di un buon numero di tifosi che si stanno già organizzando per seguirvi, ecco, considerando che i tifosi invece dell'Ischia hanno un po' abbandonato la squadra, visti i problemi societari, ricordiamo il settore giovanile è stato ceduto alla Turris, ma non sembra proprio questa squadra, può essere un fattore determinante, ecco, avere magari un pubblico a favore? Certo, i nostri tifosi comunque ci seguono sempre, anche domenica ci sono fino alla fine, un attimo cantando fino alla fine, quindi loro sono la marcia in più di queste due stabili, quindi mi auguro che possano arrivare in molti a Ischia, in giraccio, come hanno sempre fatto. Ecco, ti facciamo una domanda scomoda, abbiamo fatto anche al direttore, al giudice, e questo è anche tempo di bilancio, è vero che c'è ancora questo obiettivo da conquistare, però ecco, Francesco Di Castro, l'anno prossimo, cosa fa? Non lo so adesso, l'unico mio pensiero è quello di salvarmi insieme alla Juve Stabia, poi per il futuro ci sarà tempo.